Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e bentrovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Approvata la nuova legge sull'oleoturismo e l'ospitalità agrituristica, previste nuove norme per camere e unità abitative indipendenti, ma anche per eventi promozionali ed attività sociali. L'obiettivo è quello di incrementare il turismo slow. È una proposta di legge che va ad integrare, ad arricchire il panorama e l'offerta degli agriturismi riguardo all'oleoturismo e anche all'enoturismo. In particolare si va a rivedere quelli che sono i posti letto, portando a 2 letti aggiuntivi per accogliere i nuclei familiari negli agriturismi. Si va a permettere la trasformazione di volumetrie in aggiunta agli edifici esistenti, quindi là dove non ci siano opere di urbanizzazione primaria da fare, quindi dando una mano alle attività agrituristiche, a consentire la somministrazione di cibi caldi per la degustazione dei prodotti tipici e a consentire anche la promozione di eventi sociali e di eventi di qualsiasi tipo nelle pertinenze e nella disponibilità delle singole aziende della Toscana. Recependo quindi quella che è un'attività importante per la nostra gastronomia, ma anche per il nostro turismo. La pandemia ci ha sicuramente offerto e arricchito questa immagine del turismo toscano, che è un turismo slow che va a valorizzare la ricchezza delle nostre colline e dei nostri territori. Abbiamo approvato la PDL proposta dalla Giunta con alcune modifiche che sono state apportate tramite emendamenti nella quarta commissione. Abbiamo di fatto dato la possibilità alle strutture di spostare dei volumi però all'interno dello stesso comune e in aree contigue alla propria attività. Crediamo che questo sia un buon compromesso, motivo per il quale non abbiamo approvato, quindi è stata respinta la proposta di legge presentata dalla Lega, che invece prevedeva un aumento volumetrico del 30% o nello stesso comune addirittura in altri comuni. Cioè, per noi questo diventa assolutamente inaccettabile, si rischia una giungla di edifici all'interno di un paesaggio straordinario. Invece con la proposta d'ordine che è stata passata diamo l'opportunità a queste strutture, che tanto hanno avuto successo durante il periodo della pandemia, di dare una risposta qualificata, aumentandone la possibilità sia ricettive che di possibilità di espansione dei propri edifici. Si tratta di interventi normativi molto attesi dagli operatori, perché ci sono alcune limitazioni dal punto di vista delle norme che non rendono facilissima l'attività per gli agriturismo, laddove si tratta soprattutto di ristrutturazioni di ambienti esistenti e anche di ambienti che ricadono magari con le aziende molto grandi e molto estese su territori limitrofi in comuni diversi. Quindi si è cercato naturalmente di semplificare e dall'altra parte anche di spingere l'oleoturismo, l'enoturismo, cioè tutte quelle attività collaterali alle produzioni agricole più pregiate della regione toscana, che garantiscono flussi turistici ma un turismo lento che approfondisce, che staziona anche nella campagna bellissima toscana e che va a visitare le città d'arte. Noi ci siamo astenuti perché comunque non ravvediamo nella legge alcuni caratteri di legittimità. E ovviamente abbiamo cercato di renderla tale con un emendamento, in particolare all'articolo 7, che poi era sostanzialmente la nostra proposta di legge, che constava solo di un articolo e che partiva da un presupposto, il presupposto che l'agricoltura è in crisi, il delta di guadagno per un agricoltore tra ciò che spende e ciò che incassa è veramente risibile, per cui l'attività agrituristica collegata all'attività agricola era sicuramente un qualche cosa da fare e da svolgere. Il Partito Democratico ha fatto una legge che sostanzialmente ricalca nelle more quella che era stata la nostra e che appunto era precedente alla loro. L'hanno ampliata e concettualmente, se verrà mantenuta, potrà dare delle boccate di ossigeno agli agricoltori. Abbiamo però alcuni dubbi sulla legittimità legale di questa. Via libera al bilancio previsionale dell'azienda regionale per il diritto allo studio universitario. C'è da recuperare un minor stanziamento per l'annualità 2023-2024 ed anche efficientare il servizio mensa e quello di alloggio.
che abbiamo dato parere positivo al bilancio previsionale 2022-2024 dell'azienda regionale per il diritto allo studio. È un'azienda delicata che ha svolto un compito importante, fortemente messo alla prova dalla pandemia, che ha aumentato i costi per la pulizia, per la cura, l'igienizzazione delle residenze universitarie e allo stesso tempo ha creato numerose difficoltà. Al momento ci troviamo in una condizione per la quale la Giunta ha effettuato minori stanziamenti all'azienda per il diritto allo studio, dato che ha preoccupato gli studenti generando un po' di fibrillazione. E con gli atti che abbiamo approvato abbiamo avuto garanzie dalla Giunta che le somme al momento non attribuite a DSU verranno reintegrate nel corso del 2023 e del 2024 sul pluriennale, e abbiamo anche con l'ordine del giorno collegato al parere chiesto di poter monitorare in quinta commissione che davvero questo avvenga e quali saranno i tempi di questo reintegro delle somme necessarie a coprire l'intero importo delle borse di studio. Questa regione ha un elemento di vanto nella sua prestazione, perché copre da sempre tutte le richieste di borse di studio per gli studenti del diritto allo studio, e vorremmo mantenere questo livello di prestazione. Quindi monitoreremo e vorrei rassicurare gli studenti, perché il Consiglio regionale e la Commissione Quinta saranno attenti a questa loro esigenza. Noi abbiamo votato contro perché abbiamo riscontrato diverse criticità. La più importante è il fatto che la Giunta regionale, mi sono portata al foglio per non sbagliarmi, ha ridotto i contributi di 700.000 euro per il 2022, di 7.400.000 per il 2023 e di 12.575.000 euro per il 2024, che sono tanti soldi che vanno a scapito delle borse di studio e anche dei ricavi dell'azienda. Ora, si è impegnata a ricercare questi soldi, però ancora, ora in questo momento, non ci sono. Altre criticità sono la mancanza della certificazione antincendio in diverse residenze degli studenti, che non sono state messe a norma e che si spera che verranno fatte. Ci hanno promesso entro il 2024, ma i tempi poi chissà se saranno rispettati. Infine, che c'è da dire? C'è da dire che continuano a crescere i costi unitari per i vari servizi. E infine voglio ricordare che la soddisfazione degli studenti, in un sondaggio che hanno fatto, risulta il 6,36%, quindi appena sopra la sufficienza, perché è su 10, il 6,36 su 10, e mi sembra un po' bassa. E per ultimo voglio ricordare che il Parlamento degli studenti continua a dire che ci sono criticità tra le tre università, in particolare per quanto riguarda i trasporti e la sanità. Conferito al Milite Ignoto il gonfalone d'argento, la più alta onorificenza dell'Assemblea Toscana. Vediamo. Purtroppo viviamo un tempo difficile. 100 anni fa le nostre ragazze e i nostri ragazzi combattevano con altre ragazze e altri ragazzi dei paesi europei vicini, e le trincee ci dividevano. Nel tempo c'è stato l'Erasmus, c'è stata la possibilità di non far vedere più il passaporto passando da uno Stato all'altro, c'è stata l'Europa che ha portato la pace. Quella pace è frutto anche purtroppo di queste guerre, delle centinaia di migliaia di morti che hanno messo la loro vita a disposizione della libertà di ciascuno di noi. Purtroppo però nel cuore dell'Europa ancora oggi si sta combattendo per questa libertà, e allora oggi conferire il più alto riconoscimento del Consiglio regionale, il gonfalone d'argento, al Milite Ignoto è un modo con cui noi diciamo che non vogliamo voltare la faccia all'altra parte, che vogliamo ricordare quelle donne e quegli uomini che ci hanno donato la libertà, e che la libertà è come un fiore, va innaffiata sempre, giorno dopo giorno. Ringrazio il vicepresidente Casucci, ringrazio il generale Aiosa per questo momento, un momento che, vista anche la partecipazione, dà il senso ancora più forte del valore del tempo che stiamo vivendo. E allora questo riconoscimento davvero vuole essere un modo anche per chiedere a quei comuni, circa 146 della Toscana, che hanno già conferito la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, digli grazie, e a quelli che ancora non l'hanno fatto chiedegli un impegno perché anche loro possano valutare la possibilità di farlo, e perché tutti i comuni della Toscana conferiscano la cittadinanza onoraria al Milite Ignoto.
Il massimo riconoscimento che può dare la Regione Toscana, e consentitemi, ho un po' di emozione perché ho l'orgoglio di essere stato tra coloro che più hanno voluto questa iniziativa. In un momento tra i più delicati della nostra storia, ricordare quello che è stata la Prima Guerra Mondiale, il sacrificio del Milite Ignoto, una storia che abbiamo vissuto con il passaggio del treno nel nostro territorio lo scorso anno e che abbiamo tutti nel nostro cuore. Occorre tenere alta la memoria, perché con la memoria e con il rispetto dei valori possiamo avere un futuro prospero, e noi siamo veramente intenti a far sì che la memoria possa essere qualcosa di vivo, tutti i giorni ricordare, e questi sono momenti, ecco, che servono anche a ritrovare una unità, una coesione di spirito nazionale, che è quanto mai importante, ripeto, in momenti difficili come quello che stiamo vivendo. È un momento complicato, nei momenti complicati è ancora più importante essere uniti e dare comunque atto di quello che è successo anche negli anni, nei decenni, nei secoli scorsi. L'Italia si è costruita con il sacrificio di tanti, soprattutto con il sacrificio di tanti militi ignoti che appunto hanno dato la vita perché ci fosse una patria, ci fosse una nazione unita dalle Alpi fino in fondo allo Stivale. Quindi il gesto del Consiglio regionale della Toscana è un gesto oggi molto importante, molto forte, molto significativo, che va appunto nella direzione di riconoscere una patria, una nazione, un comune sentire, un comune ideale, che sono appunto i pilastri su cui l'Italia si è fondata, e quei tanti giovani, a volte giovanissimi, in alcuni casi nemmeno maggiorenni, che partirono chissà da quale paese, da quale frazione sperduta a giro per l'Italia, per andare al fronte appunto a riaffermare questo sentimento e questo appunto sentimento forte, che non tornarono mai, le loro famiglie non seppero nulla di loro. Ecco, riconoscerli dopo oltre un secolo è comunque un momento importante del quale siamo tutti orgogliosi. È un premio importante che naturalmente non è, io lo ritiro semplicemente, il premio è stato conferito al Milite Ignoto in occasione del centenario della traslazione da Aquileia a Roma, che è avvenuta nel 1921, quindi l'anno scorso abbiamo avuto appunto il centenario, e le manifestazioni commemorative messe in piedi dalla difesa e da chiunque altro abbia voluto ricordare questo evento proseguiranno e si concluderanno il prossimo 4 novembre, quindi 4 novembre 2021, 4 novembre 2022. Nell'ambito di questo progetto che abbiamo promosso come gruppo Medaglie d'Oro insieme, ci tengo a sottolinearlo, insieme all'ANCI, perché senza il sostegno dell'ANCI il nostro progetto non sarebbe nemmeno partito, consiste, è molto semplice, nel proporre a tutti i comuni d'Italia, che sono 7.905, proporre a tutti i comuni d'Italia di valutare l'opportunità di conferire la propria cittadinanza onoraria al Milite Ignoto, e per questo motivo l'abbiamo chiamato Milite Ignoto Cittadino d'Italia. Siamo a un punto importante, visto che manca ancora qualche mese, 4.300 comuni hanno già conferito, tra questi ci sono praticamente tutti i capoluoghi di regione, il 90-95% dei capoluoghi di provincia. Un aspetto importantissimo che io sottolineo, ci tengo molto a sottolineare, che la quasi totalità delle deliberazioni sono state approvate all'unanimità dai consigli comunali. Per noi è veramente, insomma, un risultato, per certi aspetti mi viene da dire scontato, nel senso che il Milite Ignoto è già cittadino d'Italia dal 1921. Però certo, questo fatto di aver avuto questo riscontro da parte di così tanti comuni, insomma, conferma che la nostra intuizione era corretta. Naturalmente dopo l'ANCI ci hanno dato una mano in tanti, quindi le associazioni combattentistiche, d'arma, partigiane, ma persone di buona volontà, l'arma dei carabinieri, l'esercito, marina, aeronautica nelle loro articolazioni territoriali. Quindi è nato come un progetto aperto fin dall'inizio, e ci hanno messo mano tutti quelli che hanno voluto, e i risultati ci sono. Anche le regioni hanno ritenuto di dare questo segnale, che per noi è importante per due ragioni. Una in sé, perché le regioni sono i consigli regionali, tra l'altro, che sono espressione di democraticità, ma noi ci auspichiamo che possa servire da traino per gli ultimi comuni che sono rimasti, che sono quasi tutti comuni medio-piccoli, e quindi questo conferimento potrebbe servire a quel 45% di comuni
toscani che ancora non hanno preso in considerazione la cosa.